Ciao Blenderisti, questa volta voglio spiegarvi il tastiero numerico che si trova a destra della vostra tastiera. È molto semplice da usare e permette di gestire le viste nella 3D Viewport. In pratica, premendo il tasto 7, abbiamo immediatamente la vista top, 1 front e 3 right, quindi destra. Tenendo premuto CTRL è possibile avere prende le viste opposte, quindi tenendo premuto CTRL 7 andiamo su bottom, tenendo premuto 1 andiamo su front, CTRL 1 andiamo nella parte posteriore sul back, premendo 3 andiamo in right, premendo CTRL 3 andiamo sulla vista left, quindi la sinistra. Con lo 0 andiamo nella vista camera, quindi possiamo entrare subito in camera. Quindi nella telecamera, e praticamente con il 5 abolire quindi la prospettiva, quindi entrare in visualizzazione orto. Con i tasti 4 e 6 possiamo girare sul piano orizzontale, con i tasti 8 e 2 sul piano verticale. Con il tasto punto e il tasto slash, che sono fondamentali nella gestione delle viste in base all'oggetto, praticamente abbiamo la possibilità di inquadrare immediatamente l'oggetto selezionato. Quindi tenendo premuto, scusate, selezionando ad esempio il cubo e premendo il punto, possiamo subito avere la soggettiva sull'oggetto selezionato. Quindi premo un altro oggetto, punto, e abbiamo subito la soggettiva. Questo è fondamentale quando soprattutto stiamo lavorando e abbiamo oggetti molto lontani tra di loro. In pratica, se per esempio se siamo su un oggetto, raggiungere altro oggetto in scena, magari dobbiamo scorrere nella scena, magari lateralmente facendo pan, oppure per esempio se usiamo la rotella del mouse si blocca la vista e non riusciamo ad raggiungere l'oggetto, oppure se vogliamo per esempio ruotare attorno all'oggetto ci risulta sempre difficile perché l'oggetto non è inquadrato al centro, d'accordo? Quindi dobbiamo fare altri tipi di settaggi. Premendo punto, abbiamo subito la soggettiva e possiamo girare intorno all'oggetto a 360 gradi senza nessun tipo di problema. Il tasto slash che si trova sul tastierino della vostra tastiera in pratica sembra compiere la stessa azione, con la differenza però che abolisce tutti gli oggetti in scena. Ok, chiaramente anche le luci, quindi se siete su Rendered vedrete gli oggetti senza luce, non illuminati. Questo è ottimo per una gestione veloce degli oggetti, se state facendo una modifica e gli oggetti magari in scena sono tanti, tramite lo slash nasconde tutti gli oggetti tranne l'oggetto protagonista sul quale volete lavorare. Chiaramente per riavere gli oggetti in scena basterà semplicemente ripremere lo slash, e riavremo la situazione alla normalità. Quindi se vogliamo solamente semplicemente inquadrarlo mantenendo tutti gli oggetti scena, basterà semplicemente premere il tasto punto. Bene, altri due tasti molto importanti sono il più e il meno, che sono praticamente i tasti zoom. Premendoli possiamo allontanarci o avvicinarci sull'oggetto, che in pratica hanno la funzione della rotella del mouse, né più né meno. Ok? Quasi tutte le funzioni sono valide anche per la vista in camera, però molte funzioni vi accorgerete che vi faranno uscire dalla telecamera perché chiaramente sono tipiche della lavorazione della 3D Viewport, ok? Quindi dalla visualizzazione non in camera, va bene? È stato un piacere, vi saluto, ciao ciao Blenderisti, grazie.